Conoscere smarrimenti, ostacoli, pericoli, che spesso sono indipendenti dalla nostra volontà, difficoltà che ci piovono addosso senza avvisarci e ci lasciano incapaci di reagire, ma soprattutto ci portano a mettere in dubbio la presenza di Dio nella nostra vita. Questa veglia vuole essere un incontro con colui che si è messo sulle nostre strade, un incontro con Dio che ha messo la sua tenda in mezzo a noi, con Gesù che nasce e viene a noi per spiegarci il senso della vita, anche nei momenti più difficili della nostra esistenza, senza mai lasciarci soli. Il Natale è bello, rallegra i cuori, dispone al dono. Ma il nostro sì non può dipendere da un cielo stellato, da un presepe suggestivo, da bellissime luminarie. Per accogliere il miracolo della venuta di Gesù occorre un'anima disponibile a lasciarsi plasmare dal suo amore, uno spirito assetato di misericordia che ci ricordi che Lui non viene per i sani, ma per i malati e che sta dalla parte degli ultimi. Il Natale, circondato da tante tradizioni e devozioni, chiede di essere recuperato nella sua essenzialità di mistero dell'incarnazione. In questa notte santa si compiono le antiche profezie. L'annunciato da Isaia si concretizza nel bambino. Come i pastori che si sono mossi di fretta per andare a vedere il segno, intraprendiamo questo cammino. Imitiamo i pastori. Andiamo verso la grotta. Per il loro lavoro all'epoca, i pastori erano uomini e donne che dovevano vivere ai margini della società. Le loro condizioni di vita, i luoghi in cui erano obbligati a stare, impedivano loro di osservare tutte le prescrizioni e rituali di purificazione religiosa. Perciò erano considerati impuri. La loro pelle, i loro vestiti, il modo di parlare, tutto in loro generava diffidenza. Li si considerava pagani tra i credenti, peccatori tra i giusti, stranieri tra i cittadini. Ma proprio a loro l'angelo dice: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Ecco la gioia che in questa notte siamo invitati a condividere, a celebrare e ad annunciare. La gioia con cui Dio, nella sua infinita misericordia, ha abbracciato noi, pagani, peccatori, stranieri, e ci spinge a fare lo stesso. Tra le fredde luci materiali e le luminarie natalizie, cerchiamo la gioia del suo sorriso, l'unica luce che può riscaldare il nostro cuore e rischiarare il cammino della nostra vita. Gesù è più vicino di quanto possiamo immaginare. Oggi nasce in mezzo a noi come 2000 anni fa. La più grande storia d'amore si ripete ancora una volta. Noi però dobbiamo aprire il nostro cuore e lasciarci invadere dal suo immenso amore. Lasciamoci guidare quindi dalla sua luce e camminiamo sulla sua strada.